Ciao a tutti ragazzi, allora, prima che voi possiate dire qualsiasi cosa, so già che cosa state pensando. È una puntata del nuovo libro di merda? No, ma state tranquilli perché arriverà presto. Lo so che è estate e la state aspettando perché in estate c'è il puntatone, ma l'ho terminato di leggere con estrema fa fatica. Quindi adesso, prima o poi, arriverà, però prima fatemi finire gli esami. Manca pochissimo ormai, sto per finire. Scenderò giù in Sicilia, sarò al mare, abbronzata, rilassata e potrò sfogarmi con voi sul libro di merda. Però al momento volevo fare un piccolo breve video, video tag, quindi sapete come funzionano, sono delle domande su un argomento specifico, in particolare questo è sui classici. Mi sembrava simpatico, ho visto tantissimi video sull'argomento, a me piace molto, io sono molto curiosa riguardo il mondo dei classici. Allora, la prima domanda è: un classico estremamente famoso, celebre, che a te invece non è piaciuto per nulla. Da dove iniziamo? Allora, innanzitutto mi sento di citare Il Gattopardo, che tra l'altro è anche un grandissimo classico per quanto riguarda la Sicilia, eccetera, quindi immaginate quanto io l'ho studiato a scuola e anche all'università, eccetera, eccetera. Però a me non è piaciuto. Riconosco tutte le sue qualità letterarie, ma semplicemente mi ha annoiato mortalmente. Quindi Il Gattopardo, personalmente, a me non è piaciuto e ho odiato la figura di Angelica. Il film invece di Visconti è molto bello, ve lo consiglio, ma ci torneremo dopo, perché c'è un'altra domanda inerente agli adattamenti cinematografici. Il secondo autore italiano che appartiene al pantheon della letteratura e che a me non è piaciuto è Giovanni Verga. In realtà non è che non mi piaccia completamente, perché ci sono alcuni passaggi di Malavoglia che mi hanno veramente commosso. Davvero, però il problema è che nell'insieme delle sue opere mi hanno frantumato l'anima, ecco, diciamo così. Non mi piace il suo modo di scrivere, ammiro le sue intenzioni, è sicuramente bravissimo, anche qui riconosco tutti i meriti letterari, però semplicemente è la vita è troppo breve per leggere storia di una capinera. Per quanto possa essere un atto di denuncia della condizione femminile, eccetera, è pallosissimo, cioè veramente assurdo. Avete presente Pamela, che è un capolavoro della letteratura inglese, anche quello uno scoglio insormontabile perché è noiosissimo. Ecco, Storia di una capinera è la Pamela della letteratura italiana. Poi, sì, lo so che si dovrebbe rispondere solamente con un libro, però, perché c'è scritto un classico, però io, come al solito, vi do tanti spunti. Tanti spunti di riflessione. Allora, altro romanzo che io considero questa volta veramente brutto, cioè non brutto nel senso libro orrendo, però non capisco proprio, cioè se nel caso dei primi due riconoscevo comunque dei meriti letterari, qui invece sì, ok, è scritto bene, ma è fastidiosissimo ed è Siddhartha di Hermann Hesse in generale. A parte gli effetti che questo libro ha avuto sulle persone, perché è tipo il manifesto dei fricchettoni, ma poi il libro è veramente una specie di favoletta. Non mi è piaciuto per niente, anche qui è noioso ed è una tesi, la dimostrazione di una tesi, i personaggi mancano di autenticità, pieno di frasi fatte, un po', non so, a me non è piaciuto, tra l'altro di suo ho letto anche Narciso e Boccadoro per poi lanciarlo dalla finestra arrivato a metà perché francamente anche quello, noiosissimo, pomposo, no, e anche lì fricchettone, fricchettone, no, non è, capisco tutto, però probabilmente non fa per me, basta. Poi a me non piace neanche Hemingway, dei super classici, diciamo del Novecento. Hemingway è proprio quello che non mi piace. Ho letto Il Vecchio e il Mare, non mi ha mosso alcunché internamente. Penso che sia un racconto. Non ho capito perché ha vinto il Pulitzer, forse era un'annata sfortunata o forse andavano di moda quelle tematiche. Non lo so, comunque a me non è piaciuto e ho provato anche a leggere gli altri suoi romanzi e boh, a parte che lui è un po' diciamo, questa filosofia dell'azione, dell'uomo macio, così che no, bah, non lo so, non mi lascia alquanto indifferente, ma credo che leggere invece i suoi racconti, 149 racconti, perché invece
quando studiavo letteratura inglese a scuola, però, i suoi racconti invece mi erano piaciuti, li ho trovati molto più delicati rispetto ai suoi romanzi. Tra l'altro, quando ho letto Addio alle armi, la mia reazione è stata identica a quella che ha avuto Bradley Cooper in Silver Lining Playbook, il lato positivo. Avete pensato che lui lancia il libro? No, no, no! Esatto, la stessa identica reazione che ho avuto io. Comunque, finalmente ho finito questa domanda. Sto già chiacchierando da 10 minuti, la cosa non va bene, quindi adesso cercherò di stringere. La seconda domanda è il tuo periodo preferito, inteso proprio come epoca storica, la tua epoca storica dei classici preferiti. Sicuramente tutto quello che riguarda la fine che rientra, diciamo, dalla seconda metà dell'Ottocento fino al Novecento, forse un po' più oltre, diciamo, metà del Novecento, quindi un secolo, non è esattamente un periodo piccino, però ci rientrano effettivamente tutti i miei autori preferiti. In particolare sono molto interessata a quella spicciolata di anni che va dalla fine dell'Ottocento, proprio fine Ottocento, inizio Novecento. In particolare lo scrittore emblema di tutto questo è Henry James, che è uno dei miei scrittori preferiti, proprio per la sua ambiguità, dovuta sicuramente a questa. Soprattutto al fatto che è nato in un secolo, ma in realtà già era con la mente nell'altro. Questa è una cosa tipica degli scrittori che scrivono in questi anni. E poi, vabbè, lui è anche un viaggiatore, inglese, ma è cresciuto negli Stati Uniti. Insomma, tante cose che fanno sì che Henry James sia un animale a due teste, diciamo così, che bella metafora. E, un sangue misto, come direbbe Elena Ferrante, sì, Elena Ferrante è Elsa Morante. Con due tipi di sangue nelle vene. Questo periodo a cavallo tra due secoli, molto ambiguo, molto controverso, proprio perché soggetto a spinte contrapposte, quindi contraddittorie tra il vecchio secolo e il nuovo che si prospettava già rivoluzionario. Poi la terza domanda la salto perché in realtà non ce l'ho, quindi perché la domanda è qual è la tua favola preferita? E appunto non ce l'ho perché io non ne ho mai lette tante, o comunque in questo momento ho il cervello vuoto, quindi in questo momento non lo so. Qual è il classico che ti vergogni di non aver ancora letto? Allora, diciamo che io non ho questa pressione addosso di. Cioè, ce l'ho, perché secondo me ogni lettore ce l'ha, il fatto di dover leggere quel libro, soprattutto se appartiene alla cultura occidentale, sicuramente ti avranno messo addosso questo senso di dovere nei confronti di certa letteratura, però neanche così tanto, un po' perché alla fine gli autori che mi interessavano penso di averli letti, e anche un po' perché alla fine ancora sono giovane, ma anche perché a me piace molto la letteratura contemporanea, quindi sì, mi piacciono i classici, ma mi piace anche tantissimo la letteratura contemporanea, quindi automaticamente non posso essere così tanto in colpa se non leggo gli autori classici perché so che sto leggendo anche autori contemporanei, quindi queste due pressioni, diciamo, si bilanciano in me. Uno di quei classici che non ho ancora letto e che vorrei leggere, soprattutto nell'ultimo periodo, voglio leggerlo, è Don Chisciotte. A me piacerà tantissimo perché io sono un po' Don Chisciotte, un pochino tanto. La top 5 dei classici che vorresti leggere il più presto possibile. Allora, sicuramente appunto il Don Chisciotte, poi un altro libro di cui un po' mi vergogno è La montagna incantata di Thomas Mann, in realtà anche i Buddenbrook vorrei leggere, però appunto soprattutto La montagna incantata, Viaggio al termine della notte di Céline, anche questo non l'ho ancora letto e vorrei tanto tanto leggerlo, e poi L'Ulisse di Joyce. Tutti i libri leggeri, tutti classici, molto così. E qualcosa di Virginia Woolf che però sto leggendo nell'ultimo periodo. Virginia Woolf è un'autrice che, proprio nel più classico dei casi, studi a scuola, ti interessa, ti stuzzica, però è come se quello che hai studiato a scuola un pochino per il momento ti bastasse, per cui magari poi non va effettivamente ad approfondire perché pensi già di sapere un po' come è fatta. Infatti, io ho letto Mrs. Dalloway al liceo e
Non lo so, un po' mi è bastato, quindi ho detto ok, basta. Perché purtroppo cadiamo un po' vittima di quel senso schematico della letteratura, per cui certi autori ci devono fare. Quindi se già un po' li hai studiati, allora è come se mentalmente mettesti una crocetta accanto al loro nome del tipo Virginia Woolf, check, fatto. E invece no. Infatti ultimamente ho ricominciato a leggere i suoi romanzi, in particolare sto leggendo Gita al Faro. E ho capito che mi stavo perdendo una grandissima autrice e che non si può ridurre alle pagine scolastiche assolutamente, quindi Virginia Woolf. Poi la tua serie o libro preferito basato su un classico? Non lo so perché io non leggo quasi mai libri adattati ai classici, cioè comunque che siano. Probabilmente perché ho un pregiudizio, in realtà io penso sempre che qualsiasi cosa ispirata a un classico sia uno schifo. Il mercato editoriale non aiuta, vi ricordate Pino non mi ricordo come, che ha fatto resuscitare Grande Gatsby, ecco, cose del genere, oppure tutta la serie di roba immonda su Jane Austen, il cupcake con Mr. Darcy, il fidanzato di Mr. Darcy, no, il fidanzato di Mr. Darcy, no, vabbè, comunque la fidanzata di Mr. Darcy, il tè delle 5 con Jane Austen, e minchiate su minchiate, quindi lasciamo perdere, Cime Tempestose, poi non ne parliamo, vabbè, insomma, tutto il marketing non aiuta ad avvicinarsi a queste. Ad riadattamenti, perciò non mi viene in mente. Forse l'unico che è all'insegna dell'ironia e della leggerezza, però è dignitosissimo, è Bridget Jones, però io non l'ho letto, visto il film che invece è molto carino e si rifà a Orgoglio e Pregiudizio, se non mi sbaglio. In realtà sono due domande molto collegate, la settima e l'ottava, perché sono la tua versione, il tuo adattamento preferito di un classico, sia che sia la versione televisiva, sia che sia la versione cinematografica, e poi ovviamente se quello che secondo te è il peggior adattamento cinematografico. Allora, secondo me uno dei migliori film riusciti come adattamento di classici sono sicuramente quelli di Jane Austen, mi è piaciuto, vabbè, a parte Orgoglio e Pregiudizio, un gran bel film di Joe Wright, ma a me è piaciuto anche Ragione e Sentimento, cioè Piton, cioè Piton o Renato Zero, insomma, a seconda dei punti di vista, irriconoscibile, e che questo personaggio tra l'altro secondo me è il migliore del film, quello mi è piaciuto molto. Prima ho citato Il Gattopardo di Visconti, anche quello è un bellissimo film, in realtà ce n'è tantissimi, cioè, a me piace anche Arancia Meccanica, e poi a me piace moltissimo anche Baz Luhrmann, sapete che il film del Grande Gatsby, anche se tutti l'hanno fatto a pezzi, a me è piaciuto da morire, probabilmente perché sono molto legata al personaggio di Gatsby e alla sua storia, quindi in realtà qualsiasi, diciamo, adattamento fatto in un certo modo mi sarebbe andato bene. Ecco, non so se dal punto di vista cinematografico probabilmente è uno schifo, non lo so, però per quanto mi riguarda a me è piaciuto tantissimo. Il peggiore adattamento di un classico invece non lo so, perché in realtà quelli che ho visto mi sono piaciuti quasi tutti, quindi non so, non mi viene in mente. Le tue edizioni preferite da collezione di classici, ovviamente. Italiane, mi viene in mente la Mattioli, che ha una collana bellissima chiamata Originals con le copertine originali. Non ci sono tanti volumi, però quelli che ci sono bellissimi. Infatti, ho preso ovviamente quella di Gatsby. Poi, in realtà, mi piacciono molto le edizioni straniere, in particolare quelle della Folio Society, sono stupende. Infatti, ho visto che molti YouTubers l'hanno citate. Come appunto per rispondere a questa domanda, e mi piacciono molto anche quelle della Penguin, quelle però speciali. Quelle arancioni sì, sono carine, minimale, tutto, però non mi sconquifferano più di tanto, mentre quelle speciali, quelle rilegate, mi fanno impazzire. Poi, infine, ultima domanda, un classico sottovalutato che raccomanderesti, consiglieresti? Anche qui quanto tempo abbiamo? No, allora, vi dico solo i titoli, non mi dilungo più di tanto, però La guardia bianca di Bulgakov, anzi, mi pare che si dica Bulgakov, però ovviamente come al solito correggetemi. Il villaggio di Stefan Cicoff e i suoi abitanti di Dostoevsky, di cui vi ho anche parlato in questo video qui dove parlo dei cinque autori eclissati, cioè dei cinque titoli di autori molto famosi che però sono eclissati dal loro
dai loro capolavori, quindi non lo so, ho parlato di In vita a una decapitazione di Nabokov, invece di cui si parla sempre di Lolita e mai degli altri suoi titoli. Altro romanzo, Villette, di Charlotte Bronte, che tra l'altro ho finito di leggere recentemente, mi è piaciuto molto di più rispetto a Jane Eyre, che aveva delle cose, soprattutto a livello di trama, francamente assurde, che vabbè, ci sta, però no. E poi il motivo della donna pazza in soffitta mi è sempre rimasto qui. Tra l'altro anche qui c'è una pazza in soffitta, ma in realtà poi si scoprirà che poi scoprirete dopo che cos'è. E qui ci ho visto anche un po' di ironia di Charlotte Bronte riguardo al suo romanzo principale, perché lì era una cosa tragica, mentre in Villette è proprio una ripresa ironica. Quindi mi è piaciuto molto. E in generale un altro romanzo molto sottovalutato è Middlemarch di George Eliot, che io cerco sempre in tutti i modi di farvi comprare. E poi un'altra autrice, Shirley Jackson, anche lei super sottovalutata. Non è esattamente, non so se definirla un classico, perché in realtà è forse più vicina alla contemporaneità, però io comunque ve la consiglio lo stesso. Tra l'altro i suoi romanzi sono un po', hanno le atmosfere del classico, perché sono proprio ambientate in una specie di limbo temporale, sembra all'inizio del Novecento, quindi secondo me hanno le atmosfere del classico, anche se mi pare che sono state scritte negli anni 70, 60, non mi ricordo. Comunque lei sicuramente appartiene alla seconda metà del Novecento. Bene, come al solito ho blaterato per minuti e minuti che nessuno vi ridarà più indietro. Spero di non avervi annoiato troppo. Come al solito, grazie mille per iscritti e commenti. Ci vediamo al prossimo video e spero di aver terminato gli esami. Spero che sarò al mare finalmente. Appena scendo dall'aereo, farò una corsa come Forrest Gump e mi butterò a mare. E spero che voi vi stiate almeno rilassando e abbronzando, ma non credo proprio perché l'università uccide. Come, niente, un bacione alla mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!